Il cortometraggio Madeleine nasce dall'esigenza proposta da Francesco di raccontare un episodio di violenza sulle donne, e però io ho scelto di raccontarlo con una ottica e una prospettiva differenti, visto che il tema è già stato lungamente affrontato da autori anche molto più capaci di me, e al tempo stesso cercando di omaggiare la cinematografia di Hitchcock. Quindi ci saranno tutta una serie di omaggi narrativi e anche scenici della filmografia di uno dei più grandi maestri del thriller, a partire dalla Finestra sul cortile, a Psycho, ad Marni e ad altri film di questo grandissimo autore. Perché Hitchcock? Secondo me Hitchcock, per chiunque voglia fare cinema, rimane un modello di riferimento del cinema classico, uno dei più grandi che abbiano affrontato il genere thriller e thriller psicologico, capace di raccontare con delicatezza la violenza e con violenza l'amore. Come si ritrova in questo cortometraggio? Da cosa nasce? Nasce da, prima di tutto, da un'amicizia che mi lega a Francesco Benigno, il regista di questo cortometraggio. Mi ha mandato la sceneggiatura e mi sono sentito subito parte di questo progetto, che è una storia, è un thriller con dei risvolti improvvisi che poi vedremo nel corto. Io amo la Sicilia, già la conoscevo, sono già stato in passato, anche insieme a Francesco Benigno con la Nazionale Attori, di cui facciamo ancora parte, anche se non frequentiamo più da tempo, però insomma è innegabile che è un'isola fantastica. Nonostante le tante difficoltà di questo periodo, l'associazione culturale Mali per sempre, da me presieduta, non si ferma, almeno ci prova a portare avanti sempre il cinema, la cultura, lo spettacolo. Ringraziamo sempre gli imprenditori che ci aiutano in questo progetto e anche qualche contributo che stiamo ottenendo anche dalla regione. È la storia praticamente raccontata in chiave diversa, in thriller, che riguarda questo argomento purtroppo attuale e grave del femminicidio, ma in chiave molto molto diversa da quello che abbiamo già visto. Valentina Magazzù, Madeleine, è la protagonista, Glauco Dolci, amico e collega di tante avventure con la Nazionale Attori, sarà l'interprete Robert, e poi c'ho anche insomma due attrici fantastiche, Maria Grazia Saccaro, Assunta Battaglia, Alessandra Licata, questo bravissimo attore che ho avuto anche nel mio film Il colore del dolore. E quindi sulla scia di quelle soddisfazioni di premi ricevuti con Il colore del dolore, che ancora deve essere riprogrammato in tempi migliori, ci stiamo rimettendo in moto con la speranza che questa pandemia finalmente abbandoni il mondo per ricominciare a vivere tutti andando al cinema a vedere le opere che ognuno di noi cerca di fare al meglio delle proprie possibilità.